Bentornati. Ed oggi, signori, siamo qui, siamo tornati. Io sono ritornata io! Perché è ritornata Katia, signore, felice di questa cosa. È ritornata Katia, ma è ritornata Katia in un video di nuovo calcistico. Questo perché oggi, signori, ci affronteremo in una sfida multipla al campetto. Quindi, ragazzi, mi raccomando, se volete altri video con Katia, lasciate un like. Superiamo i 50.000 likes per questo nuovo video qui. Fatelo, altrimenti non la vedrete mai più. Io sono felice, non lasciateli. La sfida calcistica di oggi, ragazzi, sarà un sistema vantaggi e penitenze. Il terreno sul quale ci affronteremo io e Katia per vedere chi avrà il vantaggio o lo svantaggio, oppure il non vantaggio, perché c'è anche la possibilità del non vantaggio, sarà Soccer Manager 19. In pratica noi adesso sceglieremo una squadra a testa e giocheremo 5 partite. Se dovessimo vincere la partita avremmo il potenziale vantaggio, ma sarà tutto a sistema di differenza reti, perché se io vinco una partita 1-0 e Katia la sua prima partita invece la vince 2-0, quindi ha fatto 2 gol mentre io 1, lei avrà il vantaggio e io avrò lo svantaggio. Mentre se invece le nostre due squadre dovessero pareggiare, quindi la differenza reti sarebbe comunque 0, giocheremmo la sfida al campetto senza handicap e senza vantaggi. E io mi vado a scegliere la squadra e ti dico già che, a parte che qua è pieno di leghe, cioè stanno tutte, io mi prendo il Barcellona. No, io volevo il Barcellona. Mi dispiace, il tuo Messi me lo prendo io. Barcellona preso, dai, che squadra ti prendi tu? Una che mi è stata tanto simpatica perché l'abbiamo visto di persona Mbappé, lo sapevo io, eccola là. Quindi mi prendo il Paris Saint-Germain. Quindi, Barcellona, PSG, 5 partite, 5 sfide al campetto. Allora, ovviamente il campionato non è iniziato, quindi allora, ragazzi, io partirei con qualche acquisto. Allora, qua a me mi consiglia tipo Toni Kroos come giocatore in evidenza, che potremmo anche comprarlo, ragazzi, eh. Io Kroos me lo prendo. No, ma mi ha messo altra gente in evidenza. No, ragazzi, qua mi faccio uno squadrone, ti rovino, cioè avrò tutti i vantaggi. Mi prendo anche Sergio Ramos, guarda, anche Sergio Ramos. A posto, mi sono preso un centrocampista, un difensore. Adesso mi prendo anche il portiere. Mettiamo i paletti, 4 acquisti a testa. 4 acquisti a testa. Dai, e Griezmann. Boom, a posto. Guarda che figo che è il mio stadio, cioè. Noi siamo stati allo stadio del PSG, siamo stati anche a questo stadio. Quale ti è piaciuto di più? Quello del PSG c'aveva la Torre Eiffel dentro. No, disegnata sugli spalti. Va bene. Ed eccoci, questa è la mia rosa, guarda, temimi. Allora, ciao Ter Stegen, mi dispiace. Ecco di qua, benvenuto De Gea. Tonino Kroos, eccolo qui, entra al posto di Rakitic. Ed eccoci qua, allora, Messi a destra, Suarez centrale, Griezmann a sinistra. E Ramos, ecco di qua, al posto di Umtiti. Allora, questo è il mio 4-3-3 bestiale. Allora, vediamo un attimino le tattiche. Allora, li facciamo stare leggermente più distanziati e però li facciamo stare un po' più bassi. Il ritmo gli famo fa, ecco qua, palla veloce, che mi sembra la cosa migliore. La creatività, mettiamo disciplinato, tiki taka for the win. Io però da 4-3-3B, lo sai che col centrocampo che mi piace, ecco così, 4-3-3A, questa è la mia squadra. Vediamo che squadra si fa Katia. Allora, raga, questa è la squadra di Katia. Cioè, sono, io non ve vorrei di niente, ma si è comprata Messi, Bale, De Bruyne, De Gea anche lei. Cioè, lei i suoi 4 acquisti li ha spesi così. Fammi vedere un attimo lo stadio. Cioè, guarda qua. Oh, guarda che carino. Dai, vabbè, guarda che bellino. Raga, comunque in descrizione vi lascio il link per scaricare questo gioco. Lo potete trovare sia sull'App Store che sul Play Store. Scrivetemi nei commenti se ve lo scaricate, così faccio magari a chi è più bravo a fare il manager. Di sicuro vinco io. Ecco, eccoci qua. Perdi. Dai, prima partita col Girona, vediamo. Eccoci, entrate figlioli. Dai, battiamo questi tizi. Allora, vedi, questi siamo noi. Ecco, già facciamo cagate, vedi? Che poi comunque, così in 3D è anche bello, sì, tra l'altro, infatti, vederli giocare. Dai, corri Griezmann! No, Griezmann, no! Sì! Suarez. Sì, Suarez, gol, signori! Primo no! gol per noi! Ed è finita! Nice. 1-0, prima partita vinta. Sarà una bella sfida, vediamo un po' tu che combini. Ed eccoci, oh, Paris Saint-Germain, Amiens. Vediamo un po'. Guarda che sono carina! Mamma mia, no, perderai male, ecco, già lo vedo che sei partita già male. Guarda che con la sfiga che ho le perdo tutte io, eh. Le perdo tutte io. Ok, l'hai arato malissimo. Ti ho arato malissimo. Cioè, 9-0 all'Amiens. Per la prima partita al campetto io avrò lo svantaggio e lei avrà il vantaggio. Ed eccoci al campetto. Non ho idea se si senta bene perché c'è la pioggia e c'è un eco pazzesco, ma di fatto che Katia ha vinto la prima partita 9-0, quindi mi ha fregato tantissimo sulla differenza reti. Sarà questo il suo vantaggio. Dovrà prendere
la traversa di una palla enorme, mentre io la dovrò prendere con questa. 5 tentativi a testa, prima sfida, crossbar challenge, ovviamente vince chi la prende più forte. Non ho specificato una cosa, chi perde pallate. No! È morta! Uno andato. Vale? No, il palo non vale, mi dispiace. No! Io ho paura perché sta migliorando. Sounds good, so. Io non ci voglio credere, cioè. Ok, posso tirare perché sto pure io? No. No! Perdi. No, per pochissimo! 3-2-1, perdi! Sì! No! Prima sfida, pareggio. Secondo. Ok, seconda partita, Rayo Vallecano. Vediamo che succede. Eccoci! Siamo in casa loro stavolta. Questa la devi perdere. Questa la devi assolutamente perdere. No. No, la devi perdere perché decido io. Oh yes, ed è finita! 2-0 per noi. Ma com'è possibile? Rayo Vallecano Barcellona, che ti aspetti? No, io adesso ti recupero. Eccoci, seconda partita, Paris Saint Germain, Stade Rennais. Mamma mia. Speriamo che non gli fai 9-0 pure adesso, perché sennò piango. Che carino, siamo rossi. Non eravamo noi quelli rossi, vero? Attenzione, 0-0, è finita. Io ho vinto 2-0 con Rayo Vallecano, tu hai fatto 0-0, quindi io c'ho il vantaggio. Quindi vuol dire che io c'ho lo svantaggio. C'è lo svantaggio. Sfida a palleggi. Lei ha l'handicap di usare la palla grossa ed io posso usare la palla normale. Come faccio? Io riprovo. Easy. Easy. Ed eccoci, Barça, Villarreal. Vediamo chi vince. Eccoli, eccoli, già sono partiti, eccoli. Eccolo, questo è gol per forza, è gol. Te l'ho detto che era gol. Veramente paura. Ho detto che sarà una brutta sfida questa. Perderò. Attenzione, in fin dei conti questa ce la siamo quasi sudata, 2-1. Stiamo andando a peggiorare, quindi. Bravo, adesso perderai. Ed eccoci, Montpellier, Paris Saint-Germain. Teoricamente ti basta vincere di 2 gol per avere il vantaggio. Visto la partita precedente. Ecco. E niente, è finita. Hai vinto 2-0, io 2-1. Quindi che sfiga. Io avrò l'handicap e tu avrai il vantaggio. Bello. Fai vedere a tutti come abbiamo legato le tue bellissime mani per questa sfida. Allora, terza sfida. Visto che io ho l'handicap, parerò con le mani legate. Lei avrà appunto 5 rigori. Poi quando andrò io a tirare, visto che ho perso questa sfida, dovrò tirare coi piedi legati. Che vita triste. Siamo 2-0 per me, mancano 2 sfide. Posso recuperare. Ed eccoci, Getafe, Barcellona. Io non lo so perché ti massacro oggi, no. Oggi ti massacro. No, io non lo so perché, ma sento che questa qua la pareggerai. Ecco, proprio col Getafe. E vabbè, come giusto che sia, anche questa è andata vinta. 2-0, ma non è giusto, manca l'ultima. Manca l'ultima. Bella questa, Monaco PSG. No, quale prendo? Ok, questa è finita identica, quindi nessuno dei due avrà il vantaggio e neanche l'handicap per la penultima sfida al campetto. Tiro dalla distanza con palla piccola. Visto che abbiamo entrambi pareggiato, useremo la stessa palla. Abbiamo 5 tentativi a testa. Non mi sembra troppo difficile, ora sbaglieremo tutto.
una pippa terribile. Ho perso questa, quindi siamo 2-1 totale. Quindi se lei vince quest'ultima sfida, due pari e tutti contenti. Mamma mia, Barcellona Deportivo. No, io spero che tu perda vivamente, te lo giuro. Vinco tutto. No, questo sarà il mio influsso negativo. Brutta, 0-0, brutto, brutto. Ultima sua, vediamo. Ed eccola l'ultima. Io ho fatto 0-0, Dio santo. Cioè, devi pareggiare, devi pareggiare. Altrimenti voglio vincere. Mi becco la penalità anche su questa. E niente, hai vinto. Immaginavo. Io non ho idea di come ho fatto a pareggiarla quell'altra. Comunque, quindi 3-0. Io mi becco lo svantaggio e lei si becca il vantaggio all'ultima sfida. Ho vinto. Ultima sfida, signori. Tiro al volo challenge. Quindi, lei, visto che ha vinto, ha il vantaggio di potersi alzare da sola il pallone e tirare dalla tre quarti campo. Mentre io, che ho perso questa sfida perché la mia squadra ha pareggiato, me la dovrò far alzare da lei, però da dietro. Quindi alle mie spalle lei tirerà la palla e dovrò calciarla di prima intenzione. Non ci voglio mai credere. La tecnica ormai, cioè, finita. No, l'ha preso, era gol, ha battuto la linea, era gol. Ecco, quello che non ho detto è che io dovrò tirarla con questa al volo, quindi, cioè, al volo teoricamente di prima intenzione, quindi basta che rimbalza una volta. Ah, ok. Vado? C'è da dire. Esatto, scusami. È troppo gentile, quindi mi sacrifico come le tira lei le pallate. Gli ho dato il bacetto proprio. Però moralmente ha vinto Katia. Quindi ragazzi, per oggi ci possiamo fermare qua. Mi raccomando, se vi serve, lasciate un like, lasciate un commento. Sto diventando un bel.